Per te, sì. Allora devi sapere che io si vede da cioè poco. Però sono sempre stato, anche quando non lo facevo, con questa struttura. Perché mangiavo appunto le cose che diceva Giorgio, cioè mia mamma aveva l'orto, aveva i conigli, le galline, i piccioni, le anatre. Io credo di non aver mai mangiato carne di manzo o di vitello. Ho sempre mangiato il maiale perché prima delle feste di Natale era un rito uccidere il maiale e trasformarlo, farlo resuscitare sotto altre forme. E ho sempre mangiato la domenica il pollo cotto nel forno a legna, della stufa a legna. E quindi prima della messa del fanciullo delle 8 si scendeva dalle camere e c'era già il pollo cotto, praticamente il brodo già fatto con le ali del pollo, la testa del pollo, le zampe del pollo, che poi si mangiava arrosto una volta alla settimana, perché poi durante la settimana si mangiava vegetariano, no, tranne il venerdì, magari allora costava niente, si mangiava un po' di baccalà o la trota, le cose che comunque venivano da mio zio Silvio che pescava nel torrente, piuttosto che dal Casoin che vendeva questo capisco mollato e poi tutto così nella mia mano. Dopo è successo che con questo tipo di cucina, ti ripeto, che si rifà un po' questa filosofia. E nonostante questo io ero sempre paffutello. Ma questo perché? Perché come tutti i bambini che frequentavano la chiesa, perché allora diciamo così era, mia mamma andava a messa tutte le mattine, tutte le sere, ci si inginocchiava sulla sedia di paglia per dire le preghiere prima di andare a letto, no? E c'era forte questa cosa, la possiamo ritrovare se ti capita, ma magari ti è capitato, andando nel sud del Brasile o andando in Venezuela o andando comunque in America Latina, dove c'è stata una grande emigrazione di veneti alla fine dell'Ottocento, ti capita proprio di ritrovare questa grande spiritualità, nel senso che loro credono molto nella religione, nella famiglia, in questo legame famiglia-religione. E questo era quello che succedeva a casa mia, per cui io facevo il chierichetto, andavo a servire la messa alle 6 del mattino, tutte le mattine. Poi uscito dalla messa, dove mi scappava sempre di andare in bagno, però dovevo star lì, soffrire. Andavo a casa, prendevo la bicicletta con la sporta e andavo dal Casolin a fare la spesa. Ma la spesa era pane, mia mamma non lo faceva in casa, ma lo comperava perché era un pane fatto con lievito madre, in forno a legna, con il fondo sempre di cenere, quindi era un pane squisito da cioppa. Rosette o mantovane o altre cose. Non avevano di piacere di tagliarci. No. Mattio, che era quello che panificava, era perennemente ubriaco, già quando portava il pane la mattina, ma c'era un profumo incredibile. Quindi io prendevo il pane e poco altro e non pagavo con i soldi, bensì con le uova delle galline di mia mamma. Quindi non c'era giro di soldi, ma c'era scambio di mezzi. Dopodiché andavo a scuola. Però facendo il chierichetto, facevo il chierichetto anche durante l'orario di scuola. Quindi se c'era un funerale, il prete veniva a prendermi a scuola e mi portava all'ospedale, benediva il morto, io vicino che lo guardavo bene in faccia pallido, e
e poi chiudevano la cassa e andavamo a fare il funerale, e siccome poi si faceva a mezzogiorno mangiavo in canonica. E in canonica è successo perché chiaramente il prete mangiava meglio di mia mamma, meglio nel senso come da Bundia, ma ecco, che mia mamma vegetariana, questa sutta, fatta in casa, con niente dentro. Invece il prete pure di patate, non pane, però un burro con formaggio grana, tonno il venerdì in scatola, mai visto. E quindi delle robe squisite per quell'età per me, con il risultato che è rimasto tutto. Dopo ho frequentato la scuola di preghiera, quindi da lì ho cominciato la decadenza, la fisica, dovuta al mestiere che faccio. Ecco, io apprezzo molto chi si occupa di gas, di biodiversità, di mercato equo e solidale. Apprezzo molto queste persone perché io non riesco ad essere appieno. Non riesco ad esserlo appieno, un po' perché non posso esserlo appieno, perché lavorando in un ristorante è molto difficile, a meno che tu non faccia una scelta radicale, però è molto difficile, perché poi la gente vuole avere piacere nel mangiare, quindi magari anche delle cose un po' sofisticate, delle cose elaborate, eccetera, sono apprezzate al pari delle cose molto semplici, naturali, eccetera. Però non puoi, io sto parlando, sai, di questo territorio, puoi andare al ristorante e trovare tutto autoprodotto, devi trovare anche qualcosa d'altro, anche perché mi rifaccio il discorso di Giorgio, il piatto poi deve essere aromaticamente molto bello, non solo il piatto, il contenitore, ma quello che c'è dentro, ed è difficile spesso sposare l'autoproduzione con quello che poi va a finire sul piatto. Di solito è una mediazione tra l'uno e l'altro. Io sono politicamente dalla tua parte, però devo stare attento anche a quello che vuole la gente, perché poi è la gente che mi paga lo stipendio e che mi dà da mangiare. E quindi faccio molto fatica. Apprezzo molto però questa cosa e penso che sarà il futuro. L'importante è insegnare a scuola e questa è un'altra cosa che bisognerebbe fare e che dovremmo fare tutti, perché credo che si riuscirà a salvare un po' questo pianeta se ci renderemo conto che l'inquinamento, che lo spreco, che moltissime altre cose passano attraverso di noi, insomma attraverso il nostro modo di pensare. Rispetto a te, mi sembri una bambina molto esercitata. No. Insomma, da come muovo. Sì, sì. Sì. È che sto fermo, non riesco a star fermo. Ecco, allora diciamo così, che tu sei una che non sta ferma e io sto fermo. Nel senso che ho sempre lavorato 16-17 ore in ristorante nella vita, mangiando quando si poteva. Spesso e volentieri non ho vergogna nel dirtelo, andando a casa a delle ore improponibili di notte, senza aver toccato nulla, e aprendo il frigorifero e mangiando tutto quello che era alla portata di mano. Quindi mangiando prima la cioccolata e poi il formaggio e poi il gelato e poi altre cose, e questo si vede, ripeto, però io ho avuto una vita movimentata, diciamo così, fatta di 16-17 ore di lavoro al giorno per circa 40 anni. E adesso che ho il tempo per fermarmi e per pensare,
Trovo che vivere in una maniera meno intensa o meno esercitata faccia bene. Fa altrettanto bene essere nonno e quindi avere dei bambini piccoli da accudire, perché credo che una delle grandi sfide del futuro sarà proprio questa, di convincere i nonni di quello che stai dicendo tu, cioè che bisogna curarsi durante la vita, che bisogna stare attenti all'ambiente, non bisogna sprecare, che bisogna differenziare, che bisogna non lasciare andare le toride di acqua per lavarsi i denti, che non bisogna fare un sacco di cose e trasmetterle da nonni ai bambini. Perché i genitori, come diceva Giorgio, spesso e volentieri sono un po' esagerati. E quindi ecco il perché ti sto dicendo del ruolo dei nonni e comunque delle persone adulte in questo senso. Poi il cibo, e questo volevo dirlo perché lo penso, è un po' mio credo, il cibo è una cosa sacra. Noi viviamo perché mangiamo. Ci ammaliamo perché mangiamo, stiamo bene perché mangiamo. Il cibo quindi ha tante sfaccettature. Però la prima è quella che è una cosa sana. Ed è una cosa che ci viene dalla terra, che è un pianeta, un universo immenso, dove vivono miliardi. Pregano altamente di estrarre qualsiasi cosa senza pensare mai a quello che può succedere dopo. Che se non la guerra, se non la vanno tanto a fare, se non anche la guerra, quindi spendono energie, soldi, eccetera, per ammazzarsi. E io credo che assieme alla tua battaglia per il cibo non sia slegato che, dovendo scrivere un libricino, eccetera, partirei da questa filosofia di vita, se vuoi chiamarla, visto che il mio ordine insegna filosofia, per arrivare poi al cibo, perché è conseguenziale. Io sono un operaio cuoco, quindi non ho studiato, non ho nessun tipo di cultura, non parlo inglese, non uso il computer, non ho la macchina. Si è rotto il telefonino, ho fatto il funerale venerdì con un grande pranzo. E quindi va bene. Certo che dopo, se devo venire qua ad ascoltare te, deve esserci lui porta a casa, dove però mi aspetta la moglie fino anche alle 5 di mattina, se arrivo alle 5 di mattina, direi finché non arrivo mi aspetta. E questa è un'altra cosa della vita. Io vorrei dire a te, ma dire un po' il fatto di aver lavorato tutta la vita tante ore al giorno per settimane senza mai stacchi, eccetera, ed avere sempre avuto da appunto, circa 49 anni quest'anno una donna vicino, la stessa donna vicino, anche la madre dei miei figli, è frutto proprio anche di una filosofia di vita, dove magari l'esagitazione può convivere con la saggezza, la pigrizia, tu dici di avere nel far da mangiare, puoi invece convivere con la pazienza nel far da mangiare. Io in cucina, ti dico la verità, lavoro con i ragazzi, quindi con ragazzi, con persone molto più giovani di me, i quali vogliono fare tutto in fretta, cioè vogliono cominciare che sia già pronto, praticamente. Ecco,
Quindi tutti i lavori di pazienza, chiamiamoli così, dove ci vuole tanto tempo e bisogna, sono ripetitivi e uno si stufa, eccetera, danno tanto. E quindi io sono quello che cura le trippette del baccarà, che le raschia, che le lava, che le mette a bagno, che cura le lumache, che fa tutte queste cose qua che nessuno vuole più fare. E ritengo di essere un fortunato, ritengo di essere un fortunato perché qualcuno mi ha dato la pazienza per riuscire a farlo. Ecco. Oh, il mio grande problema è che passano gli anni e mi muovo sempre meno. Quindi ti invidio molto e predico a tutti i miei giovani a scuola di muoversi molto. Fare molto movimento, di stare attenti all'alimentazione, ma soprattutto di fare molto movimento, di non stare ore ed ore davanti al computer, ma di muoversi, perché ritengo sulla mia pelle che il fatto di muoversi e di avere delle attività fisiche, anche se non estreme, delle attività fisiche non vuol mica dire per forza di cose, sai, andare in palestra o fare pesistica o fare le cose che fanno i giovani oggi, ma vuol dire andare nell'orto, mangiare, piantare, piegarsi, no? Fare delle cose assolutamente normali, no? Però sono attività fisica e servono per mantenersi sani. Quindi il mio mondo cucina è un po' il tuo da un punto di vista filosofico. Non può essere al 100% il tuo, perché il mio lavoro non me lo consente. Però le due cose si intersecano e per certi versi si compensano, perché, ripeto, io sono contro lo spreco del cibo, perché ritengo che il cibo sia una cosa sana. E partendo da questo, dopo possiamo fare qualsiasi cosa. Quindi complimenti a te che scrivi queste robe, anche spiritose, perché il fatto di stare insieme due persone parte proprio da questo, il fatto di prendersi un po' in giro, di avere un po' di ironia, di sorridere l'uno dell'altro. Ecco, almeno per me è successo così, 48 anni, 49 di vita insieme e continuo per fortuna ad essere così. Grazie ancora.